Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 12 marzo, martedì. Grazie a tutti quelli che ci hanno visto ieri sera a Quarta Repubblica, è stata una puntata in cui mi sono divertito molto, spero anche voi. Allora, cosa succede sui giornali? Cerco di essere molto veloce. La UE e non solo la UE all'interno del governo stanno litigando per questo accordo che si stipulerà nella settimana prossima sulla via della seta. Sostanzialmente sono accordi commerciali di ingresso dei cinesi in Italia e evidentemente di un scambio degli italiani in Cina. Cercheremo di capire che cosa sarà, perché oggi Giulio Sapelli dice bene sul Messaggero, anche in maniera semplice per una volta, che cavolo c'è in questo accordo sulla via della seta, non lo riesce a capire nessuno, se non forse la Commissione Europea, che si è subito arrabbiata con gli italiani perché dice no, cattivoni, non fate entrare i cinesi in Italia, cosa perfettamente comprensibile. Io penso che la vera sfida nel futuro sia esattamente contenere il potere comunista cinese, ma il problema è anche un altro, cioè gli italiani non devono fare gli accordi perché i tedeschi già li fanno indipendentemente dagli italiani in maniera bilaterale con i cinesi, quindi mettiamoci un po' d'accordo. La UE può contestare l'Italia che fa l'accordo con la Cina, ma l'Italia come ha contestato e l'Europa come ha contestato i singoli accordi che ha fatto la Germania con i suoi Boeing che arrivava con la Merkel e compagnia cantante in Cina, dove fa costruire le loro giustamente auto e attraverso accordi commerciali riesce a essere uno dei suoi mercati di esportazione maggiori? Punto di domanda. Ogni paese mi sembra che debba fare gli affari suoi, perché il multilateralismo non è che vale soltanto quando piace alla Commissione Europea e invece quando piace e non piace e veniamo fregati. Un bellissimo pezzo oggi vi segnalo che riportiamo sul sito nicolaporro.it riguarda un pezzo proprio sul multilateralismo fatto dal New York Times nei giorni scorsi e che ci racconta quali sono appunto i rapporti e i nuovi rapporti di forza con la Cina da parte degli Stati Uniti. Sulla TAV, beh, che dire, ieri sono stati firmati questi bandi che non si vogliono chiamare così, ma era la procedura già prevista, e Beppe Sala dice oggi in un'intervista al Foglio che in realtà ha vinto il Movimento 5 Stelle, anzi Salvini si è reso complice di un rallentamento della TAV. In realtà non mi sembra che sia così, secondo quello che c'è scritto su tutti i giornali ieri, perché questa procedura dei 6 mesi di avvisi o bandi per manifestare le proprie intenzioni da parte delle aziende che sono interessate a questi 2,3 miliardi di appalti, insomma, era già previsto dalla procedura originaria. Boh, chi ci va a capire in questa supercazzola, come abbiamo detto ieri sera, è bravo. Travaglio è fantastico, perché oggi sul suo giornale, che è il giornale, insomma, come voi sapete bene, dei portavoce, il portavoce sostanzialmente del Movimento 5 Stelle, oggi che cosa ci spiega? Che i giornaloni filo governativi, in realtà su questo ha perfettamente ragione, perché i giornaloni antigovernativi, perché i giornaloni questo governo non piace, ma era molto indulgente nei confronti del governo del PD passato, e su questo ha ragione da vendere. Bene, i giornali i giornali antigovernativi attuali, ma governativi ieri, e dicono la TAV, il reddito di cittadinanza fa schifo, costa 8 miliardi, 7 miliardi, esattamente dice Travaglio, il costo della TAV che è un'opera inutile. Allora, posto punto primo che non è un'opera inutile, o meglio è opinabile come lui invece opina sul fatto che il reddito di cittadinanza sia una cosa favolosa, io vorrei spiegare il 2 più 2 a Travaglio, 2 più 2 fa 4, quindi 7 miliardi di reddito di cittadinanza per un anno, per il secondo anno diventano 14, per il terzo diventano 21, quindi tu dai dei soldi per 3 anni soltanto 21 miliardi, mentre da quell'altra parte semmai ne spendi 5, come previsto per la componente italiana, in gran parte finanziata dall'Unione Europea, per fare un'infrastruttura che dura tutta la vita. Allora, può magari non essere usata, può aver ragione Ponti, quello che volete voi. Beh, insomma, ragazzi, andiamoci piano sul 2 più 2, quindi 7 miliardi di reddito in un anno, più un secondo anno, più un terzo anno, posto che fra 3 anni magari qualcuno deciderà di cambiarlo, sono 21 miliardi, una TAV sono 5, va bene? E questa è un po' una differenza tra i 2 più 2. Il giornale dice invece sul reddito di cittadinanza che il 20% sarebbe arrivato e andrebbe a stranieri e in gran parte musulmani, boom, e questi musulmani sarebbero i maggiori fruitori quindi di questa beneficenza di Stato, secondo il giornale. La Boeing sprofonda in borsa, devo dire che nell'eterogenesi dei fini si vuole risparmiare il carburante, si vuole rendere il paese più green e in realtà poi si muore per quello, perché pare che questo software che è stato cannato, Federico Rampini ne fa un reportage oggi su Repubblica, derivi proprio dal fatto che i motori sono stati messi in una maniera tale per far consumare meno carosene alla Boeing, che inseguiva nella ricerca di risparmiare benza
la Airbus. Quindi c'è una grande sfida intercontinentale, grande sfida di sistemi, i cinesi non vogliono più questa roba qua, e tutto questo è stato fatto, e queste morti, queste e quelle indonesiane, sarebbero derivati dalla ricerca di minor consumo di carburante. Un tempo avrebbero detto per affamare la gente, oggi si dice per salvare il pianeta, ma questo è un dettaglio che non è ovviamente importante rispetto a una tragedia che voi potete capire come sia. Adesso io mi metto la mia felpa e siamo a posto, eccoci qua. Adesso siamo a posto per la Shirinna. La Shirinna dice che quelli come me che dicono che Dio, patria e famiglia è una vita di merda, questo ha scritto la parlamentare Shirinna in una serie di incappucciati che volevano fare un po', non lo so, i trapper, i rapper, non so che cacchio volevano fare, però è fico, no? Una parlamentare fica dice Dio, patria e famiglia è una vita di merda. Gnocchi e Agnoli se ne occupano oggi in diverso modo sui giornali. Allora, voglio capire una cosa dalla Shirinna. Allora, io che sono uno dei suoi seguaci, sono un felpatino che la segue, uno della Silicon Valley che appunto con le felpe ci vive, no? Uno che è uscito dal libro The Circle. Allora, voglio chiedere, diciamo, rompiamo il tabù. Dio, padre, famiglia è una schifezza, è una vita di merda, no? Ha detto è una vita di merda, tutti a dire che è simpatica la parlamentare. E se io dicessi, prendetela con lei, io non lo penso, e la vita in cui le donne vanno soltanto tra di loro, che palle di vita, eh? O gli uomini sono solo tra di loro, che palle di vita, sarei politicamente scorretto, non la potrei dire questa cosa, no? E non sarei una felpetta, dici che palle, oh, sempre con sti uomini ti vedi la sera, ha detto un uomo, sarebbe questo una cosa che si può dire? Sarebbe questa una cosa che si può dire? No, questo è accettabile perché è politicamente corretto. Io mi tolgo la felpa e dico, ragazzi, siamo impazziti, cioè se una parlamentare italiana si permette di dire che Dio, padre e famiglia è che è la nostra tradizione, che puoi contestare, che puoi non amare, che è una vita di merda, beh, insomma, permettetemi di dire che anche lei fa una vita di merda. Vi do un grande abbraccio, vi do appuntamento al sito nicolaporro.it per tutte le altre informazioni. Ciao!